Per i carabinieri stavano cercando di ricostituire il clan dei Casalesi, oltre 40 fermi nel Casertano. Pochi minuti al blitz, siamo sulla volante dei carabinieri, stiamo raggiungendo uno degli obiettivi. Carabinieri, buongiorno. Ci apre. I Casalesi che provano a ricostruire il clan, guidati secondo gli investigatori dal boss Aldo Picca. 32 gli arresti dei carabinieri. Accuse pesanti, associazione a delinquere mafiosa, estorsione, riciclaggio. Siamo entrati in una delle case degli indiziati. Cerchiamo droga, quindi sostanza stupefacente. Appuntamento a notte fonda, si coordinano gli ultimi dettagli e scatta il lavoro dei militari. L'operazione parte da un luogo segreto, le comunicazioni radio tra le auto sono interrotte mentre i lampeggianti sono accesi. Verranno poi spenti una volta raggiunti gli obiettivi, per evitare di destare l'attenzione. È un'operazione importante perché va a colpire un clan che è nato dalle ceneri dei Casalesi e che si era ricostituito sul territorio, approfittando della scarcerazione dei propri vertici. In questo momento stiamo andando a sequestrare preventivamente un'attività commerciale perché è emerso che fosse un punto di riciclaggio del denaro. Queste slot machine sono state installate da una società riconducibile al clan che le imponeva anche ad altre sale slot. Stesso schema anche in altri settori economici, quello delle pompe funebri e della vigilanza privata. Il presunto capo, che era condannato a 61 anni, è uscito dopo 19 e immediatamente si è organizzato facendo estorsioni per marcare il territorio.